dopo la rivoluzione avviando l'industria pesante dal 49 in avanti, punto. Poi sono stati fatti fuori con le riforme di Deng Xiaoping e adesso c'è un'immane classe operaia cinese che è stata creata dagli interventi delle multinazionali quando hanno aperto il mercato e quando, smantellate le industrie di Stato, sono nate le grandi imprese private o privato-statali cinesi, no? Che hanno costruito un nuovo modello di capitalismo. In quel nuovo modello di capitalismo, quello che io dico è il fatto che la concentrazione fisica di centinaia di milioni di corpi sottoposti a sofferenza e sfruttamento non è una condizione che automaticamente può produrre la rivoluzione, ma è una condizione mica male, tra virgolette. E infatti gli scioperi sono aumentati del 3000% in pochi anni. Ci sono le lotte, l'esercito gli spara addosso, ma quelli vanno avanti uguale, hanno ottenuto il 30% degli aumenti salariali. Stesso in Sudafrica, cioè questo non vuol dire assolutamente che c'è un automatismo per cui si possa, anche se stanno nascendo mille piccoli partiti neomanuisti, sindacati, eccetera, ma questo non vuol dire niente di per sé. Però ti fa vedere, questo è il libro, in un bel libro di qualche anno fa di Karl-Heinz Roth, che a livello globale la popolazione di classe sta subendo un processo incrociato a chiasmo, cioè viene distrutta e disarticolata nei paesi ex ricchi, si riconcentra e crea delle concentrazioni massive nei BRICS e nei paesi emergenti. Che è un gioco decisivo, perché non possiamo prescindere dai nuovi rapporti di forza interborghesi fra i blocchi capitalistici. Io ho 3-4 anni che passo l'estate in America Latina e sto cercando di capire che cazzo succede in quella regione del mondo. Succedono cose molto interessanti. Cioè, è una regione che oggi viene colonizzata da un nuovo imperialismo regionale, che è il Brasile, con un nuovo blocco di potere all'interno del Brasile, che è fatto da Lula. Le imprese che lo finanziano, perché i soldi per le campagne elettorali li hanno date le multinazionali brasiliane a Lula. E perché gliel' hanno dati? Perché i sindacati, dei bancari, dei petrolieri e altri delle maggiori centrali sindacali, che funzionano ormai come gestori di fondi di pensione, hanno accumulato migliaia di miliardi e li hanno investiti nelle imprese, favorendone la crescita perché avessero la capacità di competere sul mercato globale. E ci sono riusciti talmente bene che oggi nel settore carneario hanno superato gli Stati Uniti in uno solo. In Africa competono con la Cina e in tutto il resto dell'America Latina competono con la Cina, che sta entrando massicciamente in quel mercato, avendo superato per 4-1 gli investimenti americani. E fanno una politica feroce di repressione, compresi quegli strati proletari, fra virgolette, più avanzati tecnologicamente, più avanzati culturalmente, che sono optati in questo sistema, contro le masse dei lavoratori precari, disoccupati, soprattutto nel settore delle infrastrutture, che è quello dove oggi gli investimenti sono maggiori, quelli che costruiscono gli stadi in Brasile, quelli che costruiscono le dighe in Amazzonia, vero molto, 50.000 operai, soprattutto indigeni, che si ribellano e la polizia gli spara addosso, confine con il Paraguay. Il Brasile ha comprato, i creditori brasiliani hanno comprato tutte le terre al confine con l'Uruguay e il Paraguay, che costano un quinto di quelle brasiliane, e le usano per sfruttare la forza lavoro di quei paesi, che hanno governi di sinistra, che hanno timidamente obiettato qualcosa e appoggiato le lotte di questi loro cittadini, e il Brasile ha mandato le truppe al confine, compagno Lula, dicendo: non permetteremo che gli interessi del Brasile vengano minacciati. Quindi abbiamo una riconfigurazione, oggi non si scappa alla concentrazione di potere continentale, regionale, e alla per competere sul nuovo mercato globale in un crescente calo della capacità egemonica della centrale americana. Non è più il patio trasero, il cortile di casa degli Stati Uniti. Io sono stato in Ecuador resistono, hanno cacciato anche i brasiliani, dopo ovviamente sono arrivati i cinesi, e ovviamente stanno costruendo la più grande raffineria del Pacifico, e si stanno cuccando il petrolio dell'Amazzonia, fregandosi nella Costituzione di Montecristi, che garantisce
di opporsi al fatto che venga estratto il greggio sui loro territori. E anche lì, rivolte, lotte, slitta costantemente la composizione politica. I governi, cioè i movimenti che hanno rovesciato i governi liberisti, instaurando i regimi, chiamiamoli post-neoliberisti o populisti di sinistra, come li volete chiamare, sono state lotte quasi tutte di tipo sostanzialmente contadino. Nei paesi andini, gli indigeni e i contadini hanno fatto il levantamento con 2,5 milioni di persone che hanno occupato Quito qualche anno fa. Quindi non sono gli operai, sono in alleanza con la coordinadora dello movimento sociale, che erano i movimenti urbani. Dopodiché, quando perde di spinta questo movimento, e ci sono i levantamientos, che sono l'ultimo, hanno rovesciato 5 presidenti in 10 anni. L'ultimo, siccome gli indigeni avevano fatto l'ultima cazzata, cioè colonnello Gutierrez, uno che si pensava fosse il Chavez ecuadoriano, e invece si mette subito d'accordo con gli Stati Uniti, si sputtano, perdono il controllo dei movimenti, rompono con i movimenti urbani, questi si depotenziano. L'ultima insurrezione che rovescia al grido, e forse ti faranno sentire qualcosa, che se vai al Togos contro i partiti, contro la politica, contro la corruzione, contro lo statalismo, contro tutto, fra virgolette, ed era una composizione abbastanza simile ai Forconi, un po' più alta, perché c'erano di mezzo anche, come dire, studenti, classe media, professionisti, eccetera, eccetera, è l'ondata che porta al potere Correa. Populismo di sinistra, nel senso che fa alcune politiche sociali, però ha messo dentro 200 militanti accusati di terrorismo per sabotaggi tipo quelli della Notab agli scavi petroliferi in Amazzonia. Quindi non c'è, è a posteriori, fra virgolette, è a posteriori se non esiste una capacità politica di governo, no? Di raccolta dei punti alti della rivolta, di concentrazione dell'energia, di costruzione di organizzazione, di costruzione di ponte fra una lotta e l'altra. Ora, quindi gerarchia delle lotte, e ogni volta storia, da volere per costruire l'intellettuale collettivo, mi dispiace Gramsciano, perché non c'è un cazzo d'altro da fare. Poi si troveranno i modi, le novità, siamo in un'epoca storica in cui solo nominare la parola partito fa tremare le vene corse, ovviamente, quindi bisogna inventarsi qualcosa. Però non sono d'accordo sulla filosofia del questo, quello è quello che c'è. Dipende. Sì, questo è quello che c'è, ma non è detto che quello che c'è ci va bene, sempre. Ci sono dei giudizi da dare, perché ci sono alcuni movimenti che hanno un potenziale e altri che si può capire abbastanza presto da che parte possono andare. Sì, in base alla composizione di classe, perché c'è la storia che ce ne insegna in qualche modo, ci sono delle continuità, ci sono delle inerzie. Voi credete che io do credito sull'analisi che è stata fatta sui forconiatori, io ho visto quelli della Puglia, vi garantisco che era meglio tenersene lontano, anche perché gli avvicinati ti caricavano di mazzate se appena sentivano puzza di compagno. Ma al di là di quello, non è una questione ideologica, è una questione che la somma degli individui, quindi a chi fa ancora un discorso molto identitario piace chiamare singolarità, tra virgolette, non, se non ha delle aggregazioni di progetto politico e anche di composizione di classe, perché è vero quello che dici tu, da qui non è che ti puoi inventare, le concentrazioni ci sono là perché le fa il capitale, non perché vuoi che ci siano. Qua non gli servono più, non le farà mai più, no? Però è anche vero che quelli di Valmarche sono dispersi in
centinaia di negozi sono riusciti a organizzare delle lotte sindacali con i controcazzi, perché hanno costruito qualcosa fra una notte e l'altra, nascono nuovi sindacati, nascono nuovi progetti politici. Qui secondo me c'è stato uno dei limiti maggiori che rimprovera Occupy Wall Street è stata la cecità con cui e il ritardo con cui ha tentato un rapporto con i movimenti di classe, con i movimenti sindacali, si sono svegliati a Oakland, insomma, quando ormai il movimento era in fase calante, in buona sostanza. Questo per dire che sì, da un lato abbiamo bisogno di una grande capacità di astrazione analitica per capire come funziona il capitalismo, e qui non ci vuole la filosofia, qui ci vogliono gli analisti e gli storici del capitalismo di lungo periodo, non i negri e gli altri pizzettari, ma ci vogliono Arrighi, Wallerstein, David Harvey, cioè Thomas Piketty, la gente che ti dà delle idee su come sono le tendenze strutturali lunghe del capitale, perché solo lì ci capisci qualcosa, se no vai a guardare il listino di borsa e ascolti quello che dice Letta e la Merkel, insomma, ti pigliano per il culo. Bisogna capire qualcosa di un po' più complicato. E quindi il massimo livello di capacità di analisi astratta, cioè di analisi concreta, ma astratta nel senso di teorica, sul piano politico la massima flessibilità politica e la massima capacità organizzativa. Ma è una cosa che, parliamoci caro, abbiamo perso. Sono state disperse ampiamente negli ultimi decenni, proprio dentro quel paradigma di cui si diceva prima. Perché abbiamo perso questo gusto e questa capacità di interagire, di avere un doppio registro di rapporto col movimento, che è quello appunto dell'inchiesta, dell'umiltà, della capacità di ascolto e al tempo stesso però della capacità di risposta, non soltanto di ascolto, anche di coordinamento, di proposizione politica. Insomma, l'ultimissima cosa, ci saranno 200.000 cose da dire, ma le mie energie fisiche in fase di terza ricaduta sono tutte al vicino, sulla questione del partito. Allora, qui la questione del partito-Stato. Qui c'è un tema fondamentale, che è quello che ho sollevato nella quarta parte di questo lavoro, una parte scandalisticamente, tra virgolette, intitolata transizione, che è un tema classicissimo del massismo, del movimento operaio. Cosa viene dopo il capitalismo? Cosa vogliamo che venga dopo il capitalismo? E come ci arriviamo, no? Perché questo è un punto essenziale, cioè nessuno parla più di fine del capitalismo, oppure se ne parla in questo modo un po' ridicolo, no? Che basta che ci svegliamo un giorno, il comunismo del capitale, no? Il comunismo è già nelle cose, basta che cominciamo a chiamarle in un altro modo, un attimo ci svegliamo tutti e siamo nel comunismo, perché si arriva a paradossi non molto lontani da questo, adesso sono molto cattivo, ma siccome invece il capitalismo non casca da solo, quando uno dice siamo nella fase terminale del capitalismo, mi viene sempre da ricordare la famosa battuta per i secondi contatti, cioè se non lo butti giù a calci nel culo non cade, quindi va costruita. La sua caduta, ma va costruita, vuol dire vanno costruiti gli strumenti di questa caduta. Gli strumenti di questa caduta, classicamente, ahimè, ci piacciono, sono partito Stato. Che non vuol dire il partito novecentesco, lo Stato questo che c'è qui adesso, oppure queste cose penose che stiamo assistendo man mano che si avvicina la campagna per Arcobaleno 3, cioè per la lista Tsipras, di prossima è Faust, Banatura, diciamo così, dove così in qualche modo si fa capire che forse si può cambiare la questa Europa, però la possiamo cambiare dall'interno, con queste istituzioni qua. Cioè l'obiettivo non è quello di romperle, di sfasciarle, cazzo,
quindi fanno una campagna elettorale sulla necessità che devi rompere le scatole, che è un nemico l'Europa, non l'Europa in quanto entità geopolitica o l'Europa come orizzonte di solidarietà operaia a livello europeo, che non c'è ma è tutta da ricostruire, e come orizzonte imprescindibile, perché è un'altra di quelle aggregazioni regionali da cui non si scappa: America Latina, Brasile, Europa, Germania, Cina di là, eccetera, e America di là, cioè così si compete oggi sul mercato globale. Da lì non scappi, sei catturato in uno di questi blocchi e ti devi organizzare per lottare in uno di questi blocchi, però per lottare, non per dire con la signora Spinelli, Robert Archives, eccetera, eccetera, che vai a chiedere delle cose più democratiche, perché ti pigliano un calcio in culo dopo averti uso. La questione, allora, se torna l'attualità, il tema dello stato del partito, è come si fa? Non sappiamo più come si fa. Abbiamo rinunciato da ere geologiche ad affrontare questo tema, discutere. Io non ho la soluzione, signori, io non ho che fare, perché sono scemo, cioè, non è lavoro di una persona, tra virgolette, o di uno. Butto lì un sasso nello stagno, dico, non possiamo non discutere di queste cose. Allora, qualche idea ce l'ho, perlomeno sulla questione del partito, che siccome ci troviamo, perlomeno in Occidente, insomma, dove il livello di distruzione sia della composizione tecnica che politica della classe è andato avanti a livelli pazzeschi, ci ritroviamo in una situazione che è molto più simile a quella della fine Ottocento che a quella del Novecento. E allora forse dobbiamo cominciare a ragionare con strumenti che erano gli strumenti di aggregazione aurorale dei movimenti proletari, che erano quelli dell'Ottocento, no? Più case del popolo che partiti, più momenti di concentrazione. Qui è una cosa importante, ho detto Lucia, su cui sono assolutamente d'accordo, non solo gliela contesto ma gliela rilancio: il territorio come elemento di aggregazione e di non rappresentanza, perché c'è più cassa da rappresentare, ma di ricostruzione di soggetti antagonisti. Li devi mettere assieme, devi creare degli strumenti per metterli assieme, per ricostruire consapevolezza, per ricostruire fiducia, per ricostruire mutuo soccorso e sostegno dentro le situazioni, cioè pratiche che voi di Asca avete ben sperimentato all'interno del contesto delle lotte della Battisusa, insomma. Poi dopo aiutati che la comunità ti aiuta, viceversa, insomma, nascono dei processi virtuosi. Non è mica facile, insomma, c'è una fatica mostruosa in mano, come ricominciare da zero. Processi di aggregazione federativa, di messa in rete di soggetti differenti. In America Latina un po' di queste cose sono state fatte, un po' il MAS di Morales, per esempio, o questo Izquierda Unida che ha fatto la campagna con Acosta contro Correa in Ecuador, che ha messo insieme gli indigeni della CONAI e di Pachacutic con vecchi partiti della sinistra radicale, con alcuni movimenti urbani, eccetera. Oddio, poi il 4% alle ultime elezioni, perché correva la macchina da guerra, naturalmente, e poi perché fa ormai paura e schiaccia chiunque di rompere i coglioni. Però il metodo era molto interessante, cioè messa insieme di soggettività diverse che mantengono la loro autonomia politica e che però hanno pratiche di organizzazione e di mobilitazione comune. Tenete conto che le grandi marce su Quito, che hanno portato milioni di uomini, sono state fatte da dei soggetti che erano dispersi in piccole comunità su un territorio immenso. Lo stesso in Bolivia. Bolivia è più complesso, sono più sindacati contadini della sinistra storica che hanno retto, i vecchi partiti socialista e comunista che sono entrati in questa aggregazione, rinunciando però alla propria aspirazione egemonica. Essendo una delle componenti accanto a movimenti urbani, sindacati, addirittura ONG sono entrati come soggetti attivi dentro queste grandi coalizioni. Quindi questo non è un modello, non esistono modelli, però è un'idea di come potrebbe nascere un processo aggregativo di una nuova
o no, forse non è che siamo neanche di vivere Stato. Allora, qui la questione è radicale. Noi pensiamo, ho accettato a lungo questa idea molto ingenua e molto, io definisco di ottimismo antropologico ingenuo. Facciamo fuori il capitalismo, lo Stato si spiega. Quando mai? Cioè, l'idea è quella che tu, rovesciata, se mai succederà e se mai ci riusciremo, la società capitalistica, tutte le contraddizioni si risolvono, viviamo nel paradiso in terra, nel migliore dei mondi possibili. No, se c'è una cosa, io critico alcuni movimenti come il femminismo non in generale, ma il femminismo mainstream del politica di corretta, un certo tipo di ambientalismo, il pacifismo universalista, eccetera, eccetera. Però i movimenti sicuramente hanno il merito di averci dimostrato che le contraddizioni strutturali, fra virgolette, non sono solo la contraddizione capitale lavoro e di sfruttamento, ce ne sono altre. Allora, quelle, se fai fuori lo sfruttamento, non spariscono da un giorno all'altro, casomai diventano meno distruttive. E quindi come gestisci i conflitti? Se tu hai costruito un processo in cui c'è stato un farsi stato della società civile, quello che diceva Gramsci, insomma, no? Una costruzione di strumenti, ma se è circolato fra voi questo bellissimo, non so, ormai sta diventando una grande enciclopedia, perché sto collaborando al quarto volume, curato da Pierpaolo Poggio, del comunismo eretico. Abbiamo una letteratura sterminata della tradizione di comunismo consigliare, no? Da Rosa Luxemburg a Pannekoek, a decine di altri pensatori che hanno dato una prospettiva, allo stesso Gramsci, una prospettiva completamente differente di un possibile Stato, di una possibile società civile che si converti, fa Stato, si autogestisce, costruisce degli strumenti, definisco questi strumenti che però a me, io non credo che siano le assemblee di Occupy Wall Street in cui genericamente no, tutto, no, è chiaro che si creano delle gerarchizzazioni, ma è inevitabile perché c'è una funzione di intellettualità collettiva selezionata dalla pratica, soprattutto dalla pratica delle lotte, ma anche dalla pratica delle competenze. Questi sono temi, sono provocazioni, non sono, ahimè, soluzioni. Avessi delle soluzioni. E adesso lasciamo il microfono a domande o interventi da parte di voi. All'editore, credo che se mi alleggerite di alcune copie che mi sono state date, vi sarò eternamente grato, perché avrò meno peso da riportare. No, non è vero. E non voglio dire. Vabbè, io provo a aggiungere due cose al dibattito, per quanto insomma abbastanza difficile dopo gli interventi anche molto lunghi. E non voglio, diciamo, provare necessariamente
i punti di contatto tra quello che è stato detto o i punti comuni, però mi sembra che comunque, così come è stata posta nell'introduzione la necessità del dibattito, mi sembra che intanto partiamo da un discorso che è un problema, una necessità e un nodo che indichiamo più o meno tutti quelli che sono intervenuti finora, che era anche l'intenzione della discussione, così per come abbiamo voluto impostarla questa sera, che è ovviamente quella della necessità delle forme organizzative, necessità di trovare non tanto la giusta sintesi, ma diciamo la macchina, lo strumento che permette di agire piccoli pezzi, perché di questo stiamo parlando ancora, di ricomposizione sociale, prima ancora che in classe forse. La domanda che però bisogna fare rispetto alle forme a priori, alle forme posteriori, è che va bene quello che Carlo dice rispetto alle dimensioni macro, alle grandi concentrazioni che produce il capitale, che oggi fa magari in territori molto lontani da noi, e giustamente questo comunque resta, come dire, un esercizio di decentramento, di provincializzazione anche dell'Europa e dell'Occidente, che sicuramente salutare. La domanda resta: cosa facciamo qui? Perché quello è il nostro problema oggi, perché credo che come militanti politici, come militanti di base, forse anche per il giusto egoismo, ci dobbiamo chiedere cosa facciamo noi, oltre a sostenere a distanza o a rinnovare i tempi, come dire, fuori tempo massimo, un nuovo terzo mondismo, no? Senza nulla togliere a tutta la centralità, l'importanza che hanno oggi questi luoghi, che poi forse sono anche nuovi luoghi dello sviluppo capitalistico, anche più che qua, questo siamo d'accordo. Però intanto cosa facciamo qua? Qua abbiamo di fronte una frammentazione della classe, una frammentazione dei soggetti, e con questa cosa ci dobbiamo misurare. E ci dobbiamo misurare con dei limiti soggettivi enormi, con una dispersione di capacità, di potere, di saperi delle robe che vengono dispersi, frantumati, che vengono distrutti anche scientificamente. Tu giustamente nel libro fai un po' tra gli esempi, adesso dicevi giustamente il territorio, no? Il territorio, noi abbiamo provato a definirlo nel libro che abbiamo fatto sul NOTAP, per esempio, rispetto a un'esperienza come il NOTAP, il territorio definisce un po' la composizione tecnica, forse un'approssimazione, una semplificazione, ma in qualche modo ha definito qualcosa di quel tipo su cui si è potuto, come dire, costruire un lavoro politico. L'altro esempio che fai, che mi sembra abbastanza significativo, è quello per esempio delle agenzie della formazione, diciamo, ma dei luoghi della formazione, della scuola, dell'università, no? Ultimi forse contesti sociali di massa nella nostra società. Non a caso da 20-30 anni c'è uno scientifico perseguimento della distruzione e frammentazione di quei luoghi. Se noi guardiamo anche solo in questa città, c'è un tentativo per esempio di far diventare questo quartiere un quartiere centralizzato a misura di studente, dove i dipartimenti, le facoltà vengono scomposte, allargate, no? Proprio per parlare di cose molto banali, piccole rispetto ai livelli più grandi di cui stiamo ragionando. Vediamo un'università come Palazzo Nuovo, che era al centro per esempio della vita universitaria, c'è un processo di desertificazione del luogo, no? E di diffusione anche dell'università sul resto del territorio urbano. E questi sono un po' i problemi con cui abbiamo a che fare. Quindi è vero che tu dici l'ideologia è quel che c'è, poi possiamo fare scelte, sì, però dobbiamo anche partire da quel poco che c'è. A volte spesso c'è una tendenza, diciamo, ideologica, un ottimismo, che però a volte è anche necessario, che spinge a sopravvalutare e forzare certi processi o certe possibilità. Quando ripartiamo? La frammentazione oggi c'è, e poi si pone anche la questione allora di quali sono le forme organizzative, di può essere ancora utile una forma partito come è stata quella storica, vero? Tu dici no, fai degli esempi, per esempio, dall'America Latina, forme più federative,